La vera sfida dei prossimi anni, diceva la Giunta un anno fa, è quindi ridurre in maniera sostanziale la produzione dei rifiuti e massimizzare il recupero di quelli prodotti, per minimizzare il ricorso allo smaltimento, a partire dal conferimento in discarica. Solo in questo modo potremo costruire una società che finalmente veda il rifiuto come una risorsa, riducendo progressivamente il ricorso alla discarica fino all'obiettivo della discarica zero e facendo un ricorso sempre più residuale anche all'incenerimento. Ecco che è importante quindi chiarire la posizione della Giunta rispetto alla delibera e rispetto a questa richiesta di verifica fatta da Erambiente, perché a meno che non si intenda per economicamente sostenibile qualcosa di diverso da quello che noi pensiamo, ci sembra molto contraddittorio quello che vediamo andare avanti. Grazie. L'istruttoria non valuta pregiudizi, ma osservazioni e dà giudizi nel merito. E se lei, consigliera, è convinta dei suoi pregiudizi, li trasformi in osservazione come può fare ogni cittadino. Siamo sicuri però che la risposta sia completa così, forse l'assessore si è solo seduta ma ha altre cose da dire. Perché diversamente non mi sembra che si sia risposto al question time. In nessun modo, non solo questa risposta è incompleta e gravemente incompleta, ma addirittura contraddittoria a partire dalle premesse, perché da un lato si è parlato di un piano regionale dei rifiuti che continua ad essere l'obiettivo soltanto a parole di una giunta che invece vede nel rifiuto, quindi possiamo concludere, una risorsa economica da trattare come business, quindi un settore industriale qualunque. E lì allora ci sono dei pregiudizi, ma molto forti, e c'è anche una questione di aggiornamento che non arriva. C'è una serie di questioni su cui non avete risposto, non ultimo il fatto che non chiarite le motivazioni per cui volete un incremento di 12.000 tonnellate nell'impianto di Modena. Non si capiscono assolutamente le motivazioni. Noi pensavamo che gli accordi tra Bologna, Modena e Ferrara fossero sul turismo di persone, non sul turismo di rifiuti. Forse avevamo capito male. Allora, ripeto, se le discariche sono sempre quelle, se le eccellenze dell'Emilia-Romagna sono sempre quelle, non siamo d'accordo ad aggiungere tra queste la logistica e lo smaltimento dei rifiuti come business. E qui non vediamo un principio di autosufficienza. Noi qui vediamo piuttosto un posporre sempre a un futuro non meglio specificato quando arriverà quell'anno in cui effettivamente si comincerà a guardare l'impatto ambientale, a guardare l'impatto sanitario, ad andare verso tecnologie verdi. Lo fate sempre, è una riedizione costante dei buoni propositi del nuovo anno, ma questo nuovo anno non arriva mai, non arriva con le trivelle, perché è vero che non bisogna trivellare, però c'è una fase di transizione, un giorno la smetteremo di trivellare, con l'urbanistica, perché è vero che bisogna smettere di costruire e andare verso il saldo zero, un giorno, tra qualche decennio, come ha detto l'assessore Donini, adesso no, adesso si fa ancora peggio, i rifiuti, l'ambiente, ancora decenni prima di arrivare a rendersi conto che non c'è più spazio per questo tipo di attività, non ce lo possiamo più permettere, non è questo lo spazio dove una politica responsabile può continuare ad essere complice di attività di questo tipo. Quello che state facendo è semplicemente continuare a tenervi stretto l'esistente finché ci siete, però anche se è possibile peggiorarlo, è già un esistente scarso, è mediocre, non è al passo con quello che ci chiede, lo dicevate nel piano regionale dei rifiuti, quello che ci raccomandano anche le politiche europee. E allora non capisco per quale sia il motivo per cui non avete detto le motivazioni, al di là dell'incremento delle 12.000 tonnellate e della moltiplicazione dei rifiuti speciali, perché non avete chiarito le motivazioni, perché non avete colto l'occasione per chiarirle stamattina? Ma semplicemente dire a testa bassa che voi applicherete, che voi verificherete, che voi farete quello che Erambiente chiede, e chi ha pregiudizi verso Erambiente deve fare le osservazioni. Noi siamo qui in aula a chiedervi ragioni, non a farvi le osservazioni le faremo, le faranno spero i cittadini, ma non è questo. Ma che argine siete contro gli interessi privati? Che argine costituite contro gli interessi economici? Se tutto quello che dite, fate delle osservazioni, poi le valuterete le osservazioni? Allora, io chiederò in commissione, assessore, ma davvero ribadisco che questa non è una risposta valida, non la ritengo assolutamente valida, è una risposta secondo me offensiva rispetto alle domande che abbiamo fatto, siamo entrati nel merito e direi che le 6 pagine di interrogazione a risposta diretta sono state liquidate in un modo del tutto, insomma, non all'altezza.